Ciao ragazzi, bentornati su MacMahon.com. Oggi vediamo la terza puntata del corso Arduino per principianti, puntata in cui andiamo a vedere come collegare un LED esterno ad Arduino. Innanzitutto vediamo come è fatto un LED classico di quelli da segnalazione, diciamo così, è fatto in questo modo. Possono esserci forme diverse, colori diversi, e grandezze diverse, quindi vediamo ad esempio questi due a confronto come sono differenti. Non andremo a parlare di LED da illuminazione, quelli chiamiamoli classici degli ultimi anni, quelli bianchi, perché hanno correnti di assorbimento differenti e necessitano magari di qualche accorgimento in più. Però andremo a vedere come collegare questa tipologia di LED. Allora, la prima cosa da sapere è cosa significa LED. LED significa Light Emission Diode, ossia diodo ad emissione di luce. Allora, se diciamo una cosa del genere, dobbiamo prima dire cos'è un diodo. Un diodo possiamo pensarlo ad una specie di valvola che fa passare la corrente da una parte e non nel senso opposto, quindi una valvola monodirezionale. Facciamo vedere qua il simbolo elettrico, che è questo qua. Possiamo pensare a una sorta di imbuto in cui la corrente entra in un verso e con questa sbarretta che indica invece che la corrente non può entrare nel senso opposto. Dopodiché, essendo se un LED, avrà due righette come queste che mostrano proprio l'emissione luminosa. Quindi questo è il simbolo elettrico del diodo. Ed è appunto una specie di valvola di non ritorno. Tenete conto che questa è un po' un'approssimazione, vedremo che ci sono dei diodi particolari che sono fatti apposta invece per mandare la corrente nel senso opposto in certe determinate situazioni. Comunque sono delle eccezioni che andremo magari a vedere nel tempo. Ora invece andiamo a cercare di capire come collegare questo LED ad Arduino. Allora, vi dico subito che c'è qualcuno che fa questa cosa, mette il LED direttamente qua, magari sulla porta 13, collegato sulla porta 13, sulla massa, in questo modo. Se non ci credete, vi faccio vedere questi due video. Questi sono due video di due famosi blogger italiani, questo è il primo. È un blogger famoso e anche molto in gamba, tra l'altro, che ha centinaia di video su Arduino, ma come vedete mette questo LED in modo diretto sulla porta 13 di Arduino. Questo invece è un altro video di un blogger ancora più famoso, anche se meno portato per l'elettronica, che comunque fa questo medesimo errore. Errore perché? Errore perché il diodo ha un piccolo, non problema, è una sua caratteristica, ossia non ha la possibilità di frenare la corrente che lo attraversa. Questo cosa significa? Che se voi mandate una corrente troppo alta, superiore alla soglia massima di tolleranza del LED, questo si brucerà. Quindi per frenare la corrente cosa dobbiamo fare? Dobbiamo mettere un resistore che avrà un simbolo elettrico, che può essere questo oppure questo. Il resistore ha una caratteristica che è la resistenza e che è quindi quella capacità di frenare, di resistere al passaggio della corrente. Quindi se noi dovessimo disegnare un circuitino, questo è il nostro pin di Arduino, che potrebbe essere il pin numero 13 come abbiamo utilizzato la scorsa volta, e questa essere la massa GND. Da qui dovremo collegare il nostro resistore, il quale è collegato al diodo LED, il quale rientra a massa. Okay? Questo circuito chiuso si chiama maglia, e lo vedremo magari meglio in prossimi video perché ha una certa importanza. Le cose che sappiamo e che dobbiamo calcolare sono le seguenti, ossia Arduino ha una tensione, almeno parliamo di Arduino 1,
ha una tensione di funzionamento di 5 volt, quindi dal suo pin uscirà una tensione di 5 volt. E vi dico un'altra cosa, da quel pin può uscire una corrente massima di 40 ampere. Attenzione però, 40 ampere è il massimo, sarebbe consigliato non superare la metà, quindi 20 mA. E nonostante ciò non è ancora corretto perché voi dovreste fare la somma delle correnti di alcuni gruppi di pin per capire esattamente se siete nel range o meno di funzionamento. È una cosa un po' più complicata. Comunque, in linea di massima tenete conto che 20 mA è un miliamperaggio accettabile per il funzionamento dei pin digitali di Arduino. Altre cose che sappiamo sono che il LED ha mediamente una caduta di tensione di 2 volt. Allora, io vi mostro qua in questo qui nell'angolino qua sopra che in realtà la caduta di tensione non è fissa a 2 volt e dipende molto dal colore del LED, quindi dal materiale con cui è costruito e da altre caratteristiche che magari vedremo più avanti. E quindi prendiamo come linea di principio i 2 volt come caduta di tensione media. Inoltre c'è la corrente assorbita da questo componente che è tra i 15 e i 20 mA. Ok? Quindi, partendo dalla fonte di alimentazione che è questa e il componente che dobbiamo alimentare, che è questo, dobbiamo andare a calcolare la resistenza del nostro resistore. Come facciamo? Per farlo dobbiamo prendere in considerazione la legge di Ohm. La legge di Ohm è molto semplice ed è questa qui, e indica che la tensione che si misura in volt, okay, è data dalla resistenza che si misura in ohm per l'intensità di corrente che si misura in ampere. Ok? Quindi, per prima cosa dobbiamo tornare al nostro circuito e vedere qual è la tensione che transita qui. Vi rifaccio lo schemino un po' più grande, così è forse più semplice. Abbiamo i 5 volt in ingresso che vanno al nostro resistore, okay, che a loro volta vanno al nostro diodo LED e che tornano a massa. Qui per definizione abbiamo una tensione di 0 volt. Ok. Secondo la legge di Kirchhoff, ma magari la vediamo con calma, non vi spaventate per questa cosa. La somma delle tensioni all'interno della maglia deve essere appunto di 0 volt. Questo cosa significa? Che se io ho più 5 qua e ho un meno 2 qua, per un semplice motivo algebrico, qua avrò una caduta di tensione di 3 volt. Quindi 3 più 2 fa 5. Ok, spero sia chiaro. Quindi, tornando alla nostra formulina, V uguale R per I, cosa significa? Che V sono i 3 volt, che è la caduta di tensione, uguale ad R, che è la corrente che noi vogliamo calcolare, per l'intensità di corrente che abbiamo detto essere di 15-20 mA. Noi prenderemo i 15 come riferimento e andiamo a calcolare la x. X sarà uguale a 3 volt fratto 15 mA. Attenzione che qua ho scritto milliampere e non ampere, quindi il risultato finale andrà moltiplicato per 1000. E cosa otteniamo? Otteniamo 200 ohm. Perfetto, allora abbiamo calcolato il nostro resistore, un resistore da 200 ohm, quindi andiamo subito a cercarlo e vediamo come collegarlo. Prendiamo il nostro cassetto nascosto, che
orgogliosamente ho fatto io, ma non vi farò vedere i video di falegnameria, altrimenti mi uccidete. E prendiamo i nostri cassettini. Cosa vediamo subito? Vediamo subito che i valori di resistenza non sono continui, quindi io avrò un resistore da 100 ohm, da 120, 150, 180 e ci siamo quasi, no non ci siamo, 220, quello da 200 non c'è. Perché non c'è? Non c'è perché non possono esistere tutti i valori possibili e immaginabili, questo è abbastanza ovvio. Inoltre questi che ho qua in casa sono dei resistori standard con una tolleranza del 10%. Questo significa che un resistore da 100 ohm in realtà nel momento in cui lo vado a utilizzare potrebbe averne 100 più o meno 20, più o meno 10, scusate, perché il 10%. E diciamo subito che in linea di massima questa cosa è accettabile per la gran parte delle applicazioni, in certe altre applicazioni servono resistori un po' più precisi, ma lo vedremo magari quando ci servirà. E l'altra cosa che dobbiamo sapere è che la temperatura va a modificare la resistenza, quindi lo stesso resistore d'inverno piuttosto che d'estate avrà una resistenza leggermente diversa. Quindi non pensiate di misurare sempre lo stesso valore. Allora, se il resistore da 200 ohm non ce l'abbiamo, cosa facciamo? Prendiamo quello di livello superiore, non inferiore, perché l'inferiore vi farà transitare una corrente maggiore. Ok, quello da 180 ohm che avevo qua vi farà transitare una corrente superiore a quella dei nostri calcoli, che rischierebbe di bruciare il LED. Quindi non useremo quello, useremo quello da 220. Andiamo subito ad aprire il cassetto, vedete qua 220, io vado ad aprire e nel mondo reale non è detto che ce l'abbiate, io non ce l'ho, non ho resistori da 220 ohm. Allora cosa ci resta? Ci resta da passare al 270. Prendo un resistore quindi da 270 ohm, così vediamo come è fatto. Allora, il resistore è questo qua, scusate, piccolo mi scappa, ma vedete che ha delle bande colorate, che andremo ad analizzare più avanti, e che ci indicano appunto il valore di resistenza di questo resistore. Una volta scelto il corretto valore di resistenza, dobbiamo collegarlo al nostro LED. Come facciamo? La cosa più semplice sarebbe arrotolare i reofori. I reofori sono questi, chiamiamoli fili, che vengono fuori dal componente quando è nuovo, e però verrebbe una cosa che funziona, ma sinceramente non una gran cosa. Per fare i prototipi esistono le breadboard, che sono queste. Breadboard che andiamo a vedere velocemente, sono formate da tantissimi piccoli fori, vedete come sono fatte, possiedono due righe laterali, due colonne scusate laterali, contrassegnate con un più o un meno, che sono disposte in questo modo, quindi questo puntino è collegato a questo, a questo, a questo, a questo, a questo, lungo tutta la riga, e lo stesso vale per il meno. Sono contrassegnate con più o meno perché normalmente qui ci colleghiamo l'alimentazione, anche se ognuno può fare quello che gli pare, insomma non è così necessario. Qua invece i puntini sono collegati in righe, quindi la prima riga, la seconda, la terza, la quarta, la quinta, vedete che sono anche numerate. Quindi questo comunica con questo, e con questo, non con questi. La parte di sinistra non è collegata con la parte di destra. Quindi noi potremo mettere qua, non so, il resistore e qua il LED sullo stesso pin in modo da collegarli insieme. Poi esistono dei fili che sono già cablati e fatti apposta, che dovrei avere qua, dovrei averceli ma non li trovo, scusate, non so dove li ho messi, vabbè, vi faccio vedere questi intanto, che sono la stessa cosa, che possono essere inseriti così all'interno dei buchi per fare i vari collegamenti. Allora, dobbiamo collegare il polo positivo al resistore, va bene,
Ma qual è il polo positivo? Questa è la prima cosa da sapere. Quando un LED è nuovo, il polo positivo è quello più lungo, quindi più positivo. Il polo negativo invece è meno, quello più corto. Altro modo per distinguerli è guardandoli dall'alto. Se voi li guardate dall'alto, il lato negativo, vediamo se è sempre molto difficile mostrarlo in camera. Il lato negativo, questo, è tagliato. Vi metto qua vicino lo schema così potete vedere il paragone. Questo qua sarà il polo negativo, quindi se voi per caso avete tagliato questi, sono della stessa lunghezza, li riconoscete lo stesso. La terza possibilità è guardare l'interno e il blocco più grosso è quello, diciamo, è quello negativo. Voi direte, ma in questo caso la cosa che è più grande, il più, è il negativo. Sì, però state attenti perché in quel blocco più grosso c'è un'attacca, quindi una specie di buchetto. E ricordatevi che, come in natura, anche in elettronica la femmina è quella col buco, ok? Quindi il maschio entra nella femmina. Detto questo, direi di andare a fare i collegamenti. Prendiamo il nostro resistore, lo connettiamo dove ci pare, insomma, in un buchino qualunque, e ci colleghiamo magari il polo positivo così e così. Ok? Dopodiché questo lo facciamo finire in un buco qualunque, se ci riesco. Scusate, ho le mani congelate perché qua siamo poco sopra lo zero e fa molto freddo. Poi prendiamo due filetti. Avevo preparato quelli di colore giusto, ma eccoli qua, ragazzi. Eccoli qua. Quindi ho preso il verde, perché è dello stesso colore del LED, che lo mettiamo nel polo positivo, e collego invece la massa al polo negativo. Spero sia più che chiaro. Ok. Dopodiché collego la massa qui a ground. Vedete, GND, uno vale l'altro, sono tutti equivalenti, quindi basta che ne selezionate uno. E mettiamo questo nel pin 13 perché su questa scheda Arduino c'è lo sketch dell'altra volta, quindi il software che fa lampeggiare sia il LED interno che accende e spegne la porta numero 13. Io vi dico subito già da adesso che ho modificato quello sketch e nella porta 12 l'ho lasciata sempre accesa. Questa perché dopo, quando vado a fare le misurazioni, il tester non è abbastanza veloce, quindi non ci fa vedere bene le tensioni del circuito. Ci siamo dimenticati una piccola cosa, però, o meglio, io ho calcolato un resistore da 200 ohm, poi ne ho messo uno da 270. Quindi andiamo a vedere un attimo cosa cambia nel nostro circuito. Se noi abbiamo V uguale R per I, io R l'ho impostata a 270, la V è sempre 3 uguale per I, quindi I è uguale a 3 fratto 270 per 1000. Ricordatevi il 1000 per le unità di misura. Cosa succede? Succede che la mia corrente non sarà i 15 mA che volevamo, ma sarà 11, circa 11, adesso i decimali non hanno importanza. Quindi 11 mA. Cosa succederà quindi? Succederà che il LED non otterrà la massima luminosità possibile, ma sarà leggermente meno luminoso. Comunque sono cose pressoché insignificanti. Quindi andiamo subito a collegare la porta USB ad Arduino. Porta USB che vi faccio vedere è collegata a un alimentatore da telefono, non c'è neanche il computer, non l'ho neanche portato oggi. Quindi collego Arduino e vi faccio vedere che il LED interno lampeggia, lo vedete qui. E la domanda che ci sorgerà spontanea è: sta lampeggiando anche quello esterno?
Guardatelo qua, lo vedete? Il LED esterno sta lampeggiando, funziona perfettamente, quindi diciamo che il circuito, per quanto banale, l'abbiamo calcolato nel modo corretto e sta funzionando. Ora io mi sposto nel pin numero 12 che vi ho detto essere collegato sempre acceso, ok, per farvi vedere se i calcoli che abbiamo fatto sono corretti, così vediamo anche come si fa. Impostiamo il nostro multimetro, eccolo qui, che ho già preparato per leggere tensioni fino a 6 volt. E andiamo a misurarla nei vari punti del nostro circuito. Allora, prima di tutto, vediamo se riesco a mostrarvi tutto insieme, sarà un po' difficile, ma ci proviamo. Vediamo, forse così ce la possiamo fare. Ecco, prima di tutto andiamo a misurare la tensione del LED. Abbiamo detto che dovrebbe essere sui 2 volt. In realtà non abbiamo nessuna certezza. 2,02, quindi l'approssimazione che abbiamo fatto all'inizio era corretta. Poi abbiamo detto che il resistore dal nostro calcolo dovrebbe avere una caduta di tensione di 3 volt. Proviamolo, se ci riusciamo. 2,7. Tenete conto che qua è molto freddo anche, quindi ci può stare 2,7. Tutto il circuito dovrebbe essere circa 5. Abbiamo 4,7. Tenete conto che non è detto che la tensione di Arduino sia realmente di 5 volt, può essere che sia 4,7 e 4,8, non è proprio detto che l'alimentatore sia perfettamente stabile. L'altra cosa che possiamo andare a controllare è la corrente, quindi io mi sposto i connettori per la misura di piccole correnti. Ok. Vado durissimo, ragazzi, qua sui 60 mA e vediamo cosa succede. Attenzione che per misurare una corrente noi dobbiamo inserire il multimetro nel circuito. Perché? Perché la corrente è uguale in tutti i punti, quindi io devo fare scorrere la corrente attraverso il multimetro. Quindi stacco il polo negativo, l'attacco qua, il positivo lo attacco qua, e però se vi copro il display non vedete niente, ovviamente. Lo collego qua, vedete 10,2 mA. Quindi diciamo che rispetto agli 11 che abbiamo collegato siamo più che bene. Ovvio che se la tensione non era propriamente quella che avevamo previsto, era leggermente più bassa, ci può stare che anche la corrente non sia esattamente quella prevista. Quindi che dire ragazzi, abbiamo visto come collegare il LED esterno, abbiamo visto come usare la legge di Ohm per calcolare il resistore e direi che per questa puntata può anche bastare. Spero sia tutto chiaro e non ci siano grosse difficoltà, questi sono comunque degli articoli per principianti, quindi se avete problemi non fatevi scrupolo a chiedere, proverò a rispondervi, poi ci saranno sicuramente altre persone che seguono il blog e magari vi risponderanno se io non vedo magari i vostri commenti e ci vediamo la prossima volta. Grazie dell'ascolto e ciao.